Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing, ultimo unboxing di questo periodo, pacco arrivato 2 mesi fa e lo sto aprendo adesso, un pacco di American Uncle. Come sapete, pacco enorme, ognuno di loro mette tipo delle scritte del tipo di pacco, non si sa che tipo di pacco potrebbe essere considerato, no, ma proprio American Uncle, basta, a volte tipo smettono la loro frase. Adesso vado con l'apertura, vediamo un po'. Neanche so, come dicevo, come nell'altro video di Cibusa, cosa ho preso, perché dopo 2 mesi non ho manco guardato più le mail di quello che comunque ho preso. Più che altro, almeno così mi accerto di non fare poi errori quando farò futuri ordini da loro, da American Anko o altri siti, per esempio di Cibusa, non sbaglio delle cose che devo comprare. Ok, qua abbiamo il pacco, poi con le cose ordinate, questo pacco a terra, tutto quello che c'è diciamo ordinato, questo forse è il pacco più grande, quello che ho preso tante cose, no, quello che ho preso tante cose forse l'ho portato prima come unboxing, 2, 4, 6, 8, 10, come... altri 10 non capire qua sono, qui abbiamo un po' di misto di lattine e snack. Faccio da vedere un po' le cose, certo, cerco di non mostrarle. Comunque adesso cambio l'inquadratura e adesso vado con mostrare, ma forse ci sono dei regali. In questo caso forse mi hanno regalato delle lattine, non voglio dire una cavolata, ma potrebbe esserci qualche cosa regalata. Ok, eccomi con l'unboxing. Iniziamo col primo nuovo arrivo, e cioè praticamente i cornetti della Mars. C'è i Mars, attenzione che questi di qua li vedrete presto, essendo che questi scegliono come video del 14, come qua della Molino Bianca, sono dei cornetti. Sarà interessante, mi chiedo se anche altre aziende hanno fatto tipo con la Twix, la Sminchia, questi cornetti, perché di solito tutti si copiano loro a vicenda e questo è l'unico tipo di cornetti che ho trovato ad oggi. Secondo nuovo arrivo, e questo di qua l'ho scoperto dopo, che anche la carissima, e questa arriviamo presto perché il gruppo dei popcorn, di quello che sto già preparando per il periodo, e abbiamo i popcorn e cookies popcorn dell'Oreo. Non pensavo che anche loro avesse fatto i loro popcorn, di conseguenza li ho visti nel loro sito e quindi li ho presi anche. Passiamo al terzo nuovo arrivo e abbiamo le ciabatte della farina da panino, che finalmente le ho tra le mani. Finalmente le ho trovate dopo che mi sono stato, diciamo, in minima parte scammato. Dall'altro sito, visto che non mi hanno neanche mandato un messaggio, né mail o chiamato, che alla fine queste non le avevano, ma qui stavolta ce l'hanno, finalmente le potrò portare. Poi, come altro arrivo, torniamo con gli snack, la prima le mostro per ultime, abbiamo altre Pringles, esattamente, le Pringles Scorching Chili e Lime, questa di qua, il Pringles Scorching Chili e Lime. Poi Pringles praticamente Super Hot Spicy Strips Flavor. E terza e ultima Pringles, abbiamo la Pringles Harvest Blends della categoria multigrano. Infatti queste multigrano sono una novità dello scorso anno, quanto ho capito, e questo è il primo pacco che sto portando. Infatti possiamo notare anche la scritta new con la novità praticamente. Già siamo arrivati con questo qui qua, 6 non arrivi, li mando indietro così da mostrarvi poi adesso le lattine. Come poi settimo non arrivo abbiamo alla vendita, perché sì, la potete in tante versioni, però tutte quelle che comunque vedete poi in video, quelle non le collezionerò. Questa di qua invece sì, perché è il formato che preferisco per la collezione Merinda, quindi in formato largo, largo e schiacciata. Questa sicuramente poi la metterò tra le collezioni che voglio fare. Poi passiamo alla Red Bull, quindi sì, un'altra Red Bull, questa l'ho presa oppure non io? Un contorno che non sia un regalo perché
Questa c'era, no, c'è un'altra Red Bull, ce ne sono due forse. Ma sapete che questa mi sa che la regalo, perché non mi pare di averla in lista. Allora, questa ve la mostro dopo. Allora, come Red Bull che ho preso la Red Bull della Organix Fizzy Peach, questa di qua, Spaghi Fizzy Peach. Ora nel foglio non c'è, quindi non lo so se questa di qua. Secondo me manca un foglio, ho l'impressione che manca un foglio perché è strano. Perché è strano che comunque non risulti qui. Sì, comunque sicuramente manca un foglio, quindi questo è il pacco gigante, se non quello con quelle di cose. Infatti non posso esserci di cose perché qui ce ne sono tante, quindi. Allora, quindi ho preso la Red Bull comunque Fizzy Peach dell'Organics, quindi questa è la prima Red Bull Organics che porto nel canale. Poi ho preso la Red Bull Tropical Edition, praticamente quella gialla, questa di qua. Poi continuiamo con le lattine, qualcosa di minore. Ok, poi ho preso questa di qua l'ha portata. Questo imballaggio non sembra andato molto perfettamente con alcuni lattini. Comunque, ho preso questa di qua che dovrebbe essere una specie di Coca-Cola sottomarca. Mi pare famosa anche, mi pare in America. È la Big Red. Questa la portata mi pare anche Tuccio, quindi la sto portando anch'io per vedere se è buono o meno. Poi proseguiamo con le Fanta, anzi con la Fanta perché dovrebbe esserci solo una. Fanta praticamente zero zuccheri all'anguria, che mi pare l'ha anche portata questa, però ve la sto riportando con questo formato, che questa andrà in collezione logicamente, perché come sapete io preferisco i formati schiacciati per la collezione. Adesso proseguiamo con i pezzi più grossi. Già siamo arrivati a quanto? Mi sto confondendo. Siamo a 3, 6, 9, 10, 11 arrivi, quindi 12° nuovo arrivo. Adesso iniziano i pezzi grossi. 12° nuovo arrivo, iniziamo con le Mount Andrew e ho preso la Mount Andrew Baja Blast, bella questa delle Mount Andrew, comunque si sta sbizzarrendo comunque a fare delle lattine estetiche, addirittura quella che già possiedo devo ancora portarvela, però porterò probabilmente tutte e 7 ore pian piano completo. Seconda Mount Andrew Code Red, anche questa molto molto bella esteticamente. Terza Mount Andrew Major Melon, molto bella anche questa. E infine quarta, anzi scusate, penultima Mount Andrew, quindi quarta Mount Andrew, Mount Andrew Voltage. Ne uscirete veramente dei bellissimi video con le Mount Andrew perché veramente sono esteticamente stupende come lattine. E ultima, e quindi quinta e ultima Mount Andrew, la Mount Andrew Frostbite. Questa è stata molto pubblicizzata su internet, devo dire la verità. Infatti ve l'ho mostrata l'ultima, anche se comunque è molto anche bella. Questo è il quintetto di Mount Andrew di nuovi arrivi. Ma non è finita qua, allora fatemi fare un riepilogo. Siamo a 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi 16 nuovi arrivi. Quindi sono in totale 18 nuovi arrivi come ultime due lattine. Ho lasciato chiaramente le G-Full e ho preso la G-Full di Ninja Cotton Candy, anch'essa molto bella come lattina. Ottimo pezzo per la collezione, devo dire. E infine l'ultima G-Full, la G-Full di Mega Man. Addirittura dovrò controllare quante G-Full mi mancano per averle tutte, perché in teoria ormai me ne mancano veramente pochissime, penso 3-4 lattine.
perché sono circa 13 lattine, pian piano comunque le sto trovando, per diciamo averle tutte comunque per portarle chiaramente qua nel canale. Vedo dove dico dove collocare queste lattine, anche se lo spazio per le Mountain Dew, anzi per tutte quelle lattine di dietro, sarà un problema grosso, ma vedrò comunque organizzarmi. Quelle di prima le ho collocate da qualche parte, ho trovato lo spazio. Questo sarà un po' difficile. I snack Pringles, ma anche le G Full, so dove metterle, ma le altre devo vedere. Le Fanta sicuramente ci vanno, la Fanta, e le altre devo vedere. Questi sono i 18 nuovi arrivi di American Uncle. Che dire, questo è stato un unboxing veramente leggendario. Questo è da consigliarsi perché è leggendario rispetto a quello di prima, di Cibo USA, che ho preso prove non eccezionali, ma per le Mountain Dew, ma anche per le G Full, merita di essere un video leggendario, secondo me. Altri pacchi, come dicevo, non ce ne saranno. Siamo ad agosto, dovevo prendere altri pacchi questo mese o a settembre, ma presumo che arrivi ho troppe cose da ancora da finire. Con questi pacchi già comunque già andrò a collocare negli spazi che ho liberato queste cose. Più ho altre cose da mostrarvi comunque con i video di Prenotate Cose Nuove Plus a gruppetti. Ripeto, ho tante cose da mostrarvi, tante cose già posseggo che devo mostrarvi, quindi devo cercare di smaltire alcune cose per prima poi portarvi altre cose. Quello che posso confermarvi è che comunque presumo che per ottobre dipenderà, o anche a settembre, almeno un pacco, perché ci sono veramente nuove Ocean Bomb di Dragon Ball che devo prendere. Chiaramente non, perché poi c'è il rischio che le tolgano dal commercio. A parte Bomb di Dragon Ball, mi pare che non ci sia altro. Forse qualche altra lattina, per esempio. Fatemi pensare, ad esempio. Forse qualche altra Mountain Dew, per esempio. Potrebbe mancare qualche Mountain Dew, le Ocean Bomb di Dragon Ball e qualche forse Pepsi. Per lo più mi pare che non ho visto in siti altre cose particolari. Siano fatto qualcosa di gelati, mangiati comunque, per l'appunto a prendere solo le cose riguardanti i supermercati, non cose da online, a parte il fatto che arriverebbero acqua con quel caldo che c'è qua da me. E niente, che dire, se questo video vi è piaciuto invito a lasciare un mi piace. Domani sicuramente riprenderanno poi i video riguardanti, anzi questo poi domani ci sarà un altro video per una cosa nei plus, devo vedere se posso presentare qualche altra cosa che ho in programma, o porterò qualcosa da aprire, perché già questo è il terzo video consecutivo che presento altre novità. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!